Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Diritti TV, giorno di stop al Senato, crisi Saccomanni, il ciclo si può invertire. A Milano una sedicenne travolta da un'auto pirata. È saltato il vertice previsto per oggi tra governo e maggioranza dopo le tensioni per la decisione dei giudici di anticipare la sentenza sui diritti televisivi. Inoltre è slittata domani la seduta pomeridiana parlamentare. Il PdL ha chiesto in mattinata di sospendere le attività per 3 giorni e PdL e Lega, il Parlamento non si blocca. Messaggio di ottimismo del ministro Saccomanni all'indomani del taglio del rating italiano da parte di Standard & Poor's. Il ciclo si può invertire. Anche il governatore di Banca Italia Ignazio Visco vede margini positivi. Situazione ancora difficile, ma la prospettiva è comunque di ripresa. Tragedia a Gorgonzola nel Milanese, dove una ragazza di 16 anni è stata investita e uccisa da un'auto pirata. La giovane stava attraversando la strada insieme a un cugino quando è stata travolta da un'auto che viaggiava ad alta velocità e che non si è fermata. Proseguono in Egitto i lavori per la formazione del nuovo governo, primi ad essere consultati i leader liberali El Baradei e Ziad Baha-eldin. I fratelli musulmani invece hanno fatto sapere che non accetteranno alcuna eventuale offerta di entrare nel governo ad interim dopo la destituzione di Mohamed Morsi. Una frana nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan ha sepolto tra le 30 e le 40 persone. La tragedia è avvenuta questa notte nella township di Zhongjing. Sul posto i soccorritori scavano senza sosta. Nicolás Maduro, presidente del Venezuela, ha concesso asilo politico a Edward Snowden, la talpa che ha rivelato il sistema di sorveglianza dell'NSA. Non è chiaro però in che modo Snowden, ricercato dagli Stati Uniti, potrà arrivare in Venezuela. Si trova infatti a Mosca senza documenti nell'area transiti dell'aeroporto. 8 tesserati, tra cui il capitano della Lazio Mauri, deferiti per illecito sportivo nell'ambito dell'inchiesta calcio scommesse, coinvolte a titolo di responsabilità oggettiva 3 società, Lazio, Genoa e Lecce.